certo, vincere aiuta a vincere, come si dice, no? Quindi l'obiettivo è quello. Poi ci sono gli avversari e a volte non ci riesci. Però l'obiettivo è quello di fare la nostra partita e cercare di vincere questa partita perché ne abbiamo bisogno. Però bisogna usare sempre la testa. Sabato, per esempio, secondo me, nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Abbiamo aggrediti altri, abbiamo fatti ragionare il meno possibile, cosa che non è avvenuta nella prima parte del primo tempo. In tanti stanno dicendo che stai facendo molto psicologo. Stanno Ma secondo me dicendo. la cosa più importante in questo momento è la testa, al di là della tattica e di quello che può essere chi gioca. La testa fa la differenza e noi dobbiamo lavorare su quello perché alla minima difficoltà ci cade tutto addosso. Si è visto palesemente sabato che dopo il gol loro abbiamo perso le distanze, abbiamo perso un pochettino quello che era il nostro obiettivo per poi riprenderci a fine primo tempo e soprattutto farlo nel secondo tempo in maniera convincente, perché poi ho rivisto la partita e nel secondo tempo, tranne un calcio d'angolo che ha preso il colpo di testa, la traversa, la partita l'abbiamo fatta solo noi. E dobbiamo migliorare sicuramente l'attacco della porta, quello sicuramente, perché abbiamo avuto delle possibilità. E dove potevamo fargli male, invece attacchiamo con pochi uomini la porta. Quindi da un punto di vista mentale, com'è l'ha vista la squadra in questa settimana? La squadra si è allenata bene, i ragazzi si allenano bene, quello che dobbiamo trovare assolutamente è l'equilibrio mentale e soprattutto dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi. Cioè noi dobbiamo andare a aggredire l'avversario, non siamo una squadra che può aspettare, secondo me, perché se aspetti prima o poi il gol lo prendi e lo abbiamo dimostrato anche sabato, no? L'abbiamo dimostrato anche a Ravenna parzialmente. Questa è una squadra che ha nelle corde di andare ad aggredire l'avversario, poi a volte lo fa in maniera quasi perfetta, a volte qualcosina concede, ci sono anche gli avversari, però il mio modo di pensare è questo, cercare di dare più convinzione ai ragazzi perché se siamo convinti possiamo dire la nostra contro tutti e l'abbiamo dimostrato anche sabato quando una squadra allestita per vincere il campionato, no? Perché Pordenone poi è stato addirittura rivoluzionato al mercato di gennaio. Mister, domani ci sarebbe la possibilità di vedere un centrocampo un po' più di struttura? Ci stai pensando? Sì, Carlo Ilari mi può dare più struttura fisica, mi può dare più centimetri. Sabato, per esempio, la scelta di Gondo è stata fatta in base agli uomini che avevo a centrocampo per alzare un pochettino il livello anche sui calci piazzati contro Fratangelo, Bacio Terracino, San Domenico, Varas, De Grazia, Amaddio, sei giocatori di struttura diciamo bassa. I calci piazzati rischi, quindi magari ho cercato di alzare i centimetri con Carlo mi potrebbe dare qualche centimetro in più e quindi potrei avere una soluzione diversa davanti. Per quanto riguarda l'attacco, pensi di poter mettere insieme per la prima volta Panico e Gondò? Abbiamo visto che l'hai Ci provato. sto pensando, anche se Tulli sabato quando è entrato, secondo me ha fatto le cose giuste perché veniva a giocare tra le linee, non dava punti di riferimento all'avversario e quindi potrebbe essere anche lui una soluzione. Sia dall'inizio che a partita in corso, secondo me sono giocatori che possono cambiare anche l'andamento o l'inerzia di una partita. Mister. Sì? No, da parte loro probabilmente giocheranno 4-4-2, voi avrete probabilmente un giocatore in più in mezzo, però gli esterni potrebbe. Hai pensato qualcosa in particolare per i due esterni? I due esterni di loro? Loro. E in particolare che noi, come hai detto tu, giustamente potremmo avere un uomo in più a centrocampo e quindi Amaddio deve essere l'ago della bilancia dove andare a prendere magari la mezza punta che si potrebbe muovere tra le linee e cercare i raddoppi con le due mezzali sui due esterni. Però non diamo un vantaggio alla fermata perché. Tra le novità ci potrebbe essere l'inserimento di Graziano a centrocampo e Di Fulco tra i pali? Non lo so, vediamo adesso, perché Varas, al di là che poi sabato ha avuto quell'occasione, però è stato il più pericoloso, no? Perché in quasi tutte le azioni di attacco è stato quello che
che ci ha dato un po' di vivacità, quindi vediamo la soluzione giusta, anche perché secondo me loro è una squadra che la mette soprattutto sull'aggressività e sulla cattiveria agonistica, e noi dobbiamo approcciare bene la partita e avere l'atteggiamento giusto, perché altrimenti rischiamo di partire male. Cosa hai detto questa settimana alla squadra, considerato il penultimo posto in classifica? Come si prepara una partita da penultimi dentro il play-out? In questo momento, secondo me, i ragazzi li dobbiamo, non dico lasciare tranquilli, perché non è così, no? Non è, sei penultimo, e quindi la classifica è quella che vediamo tutti. Io sto cercando di lavorare soprattutto su noi stessi, su quello che dobbiamo fare noi, non sugli altri, perché se pensiamo solo agli altri ci fossilizziamo su, magari, non so, se gli faccio vedere le immagini di qualche giocatore che sta in una condizione, potrei abbattere ancora di più il morale dei ragazzi. Quindi lavoriamo su noi stessi, su quello che dobbiamo fare noi, è la cosa più importante secondo me. Abbiamo visto giorni fa il 4-2-3-1, è un'ipotesi che potresti magari... È una soluzione che potrebbe anche, per le caratteristiche che abbiamo adesso dei giocatori, perché no? Con Panico dietro alla punta, magari allargare Varas da una parte, da esterno di centrocampo, e un altro giocatore di qua. Ci deve ancora lavorare con la squadra? Sicuramente sì. Tra i pali ci potrebbe essere un avvicendamento? È da valutare, perché poi anche questo è, bisogna vedere, valutare tante cose, no? Tante situazioni, in base anche a chi giocherà difensore centrale. Davanti, ti chiedo, è vero che Gondò è arrivato nel mercato per fare ovviamente il titolare, come ha fatto sabato con il Pordenone, però è paradossale un po' che l'uomo più in forma probabilmente sia Fratangelo, che in questo momento però non riesce a giocare, almeno dall'inizio, perché tu giustamente lo vedi prima punta meglio che esterno. Potrebbe essere poi, questa settimana l'ho provato anche esterno, anche se poi ha saltato un allenamento e mezzo perché ha avuto dei problemini di salute. Però quando l'hai fatto giocare prima punta, dal primo minuto, come a Ravenna, è andato molto bene, e la partita di domani, non so se sei d'accordo, assomiglia un po', almeno alla vigilia, a quella di Ravenna, sei d'accordo? Più o meno sì, e Fratangelo sta facendo bene, perché anche sabato, quando è entrato, in quei 5-6 minuti è stato, diciamo così, abbastanza decisivo, perché su di lui c'era un rigore. Quindi avere questi giocatori che ti entrano e spaccano la partita, secondo me è importantissimo, perché poi per caratteristiche ci sono giocatori che riescono a entrare subito in partita, e magari ci sono giocatori che non hanno questo tipo di caratteristiche, no? Posso fare un esempio, per esempio Barbuti, che è andato via, secondo me non è un giocatore che può entrare e spaccare l'inerzia di una partita, mentre giocatori di gamba come Fratangelo, Tulli, San Domenico, Panico, giocatori che saltano, che hanno vivacità, che potrebbero essere, magari quando scendono un po' le forze degli avversari, potrebbero essere quei giocatori che spaccano la partita. Anche se Fratangelo sicuramente è uno che può giocare anche dall'inizio, perché io lo vedo più da punta centrale, perché lo sgravi da compiti diversi, e quindi lo sfrutti più per le caratteristiche che ha. E mister, come hai visto Rossi in settimana, e secondo te quando può essere proponibile? Rossi, stiamo facendo un lavoro a parte per cercare di portarlo a una condizione accettabile, anche perché viene da un'annata giocato poco e da un mese e mezzo, due mesi che è fermo, quindi bisogna valutare bene insieme al preparatore atletico il minutaggio, e soprattutto come portarlo a una condizione accettabile, perché sennò rischiamo magari che il ragazzo si può fare anche male, quindi la valutazione è fatta. Però è un giocatore che, se riusciamo a recuperare, ci può dare esperienza, ci può dare sicuramente quello che manca in questo momento, un po' di esperienza e un po' di furbizia. Chi o che cosa temi in particolare della Fermana? Ma sicuramente la loro aggressività e la loro in questo momento è una squadra che sta andando anche abbastanza bene, no? Viene da una vittoria e un pareggio, perché ha vinto a Mestre e ha pareggiato in casa col Sant'Arcangelo. Poi Petruccio è un giocatore che imprevedibile,
però ripeto, noi dobbiamo avere rispetto degli avversari, ma in questo momento secondo me la cosa più importante è dare fiducia a quello che stiamo facendo noi. Però magari cercare di approfittare anche di una squadra che è un po' in difficoltà in casa in questo primo scorcio di girone di ritorno, perché in tre gare praticamente ha raccolto due punti. Sì, 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 ma tutte poi le partite vanno giocate e vanno vinte poi con la testa, perché poi avete visto che anche a Ravenna, una partita che avremmo meritato di vincere per una stupidaggine, per poca esperienza e per poca furbizia, l'abbiamo pareggiata. Quindi quello che bisogna usare è soprattutto la testa. Per vincere le partite bisogna usare la testa. Poi se siamo bravi a chiuderle è ancora meglio, ma secondo me per vincere le partite, soprattutto in questo campionato dove l'equilibrio di una gara è, perché magari un tempo gioca meglio una squadra, un tempo gioca meglio un'altra, devi essere bravo a capitalizzare quello che sono le occasioni che ti crei.